Ciao ragazzi, per questa storia voliamo tutti in Spagna. È una storia che ha come protagonista un animale simpatico. Vedrete quante ne combinerà e a raccontarcela, ancora con noi, Valentina. Ciao bambini, il racconto che state per ascoltare si intitola La storia del toro Ferdinando ed è stata scritta da Morno Leaf. Buon ascolto! C'era una volta in Spagna un torello che si chiamava Ferdinando. Tutti gli altri torelli con cui viveva correvano e saltavano e si prendevano a testate. Ma Ferdinando no. A lui piaceva stare seduto tranquillo ad annusare il profumo dei fiori. Il suo posto preferito era nel pascolo, sotto una quercia da sughero. Era il suo albero preferito e Ferdinando stava lì seduto all'ombra tutto il giorno ad annusare il profumo dei fiori. A volte sua madre, che era una mucca, si preoccupava per lui. Aveva paura che stando sempre per conto suo si sentisse solo. «Perché non vai a correre, a giocare, a saltare, a prenderti a testate con gli altri torelli?» chiedeva. Ma Ferdinando scuoteva la testa. «Preferisco stare qui seduto tranquillo ad annusare il profumo dei fiori!» Sua madre capiva che lui non si sentiva affatto solo e siccome era una madre comprensiva, anche se era una mucca, lo lasciò stare perché era contento. Gli anni passarono e Ferdinando crebbe e diventò molto grosso e molto forte. Gli altri tori che erano cresciuti insieme a lui sullo stesso pascolo si azzuffavano tutto il giorno, prendendosi a testate e a cornate. Il loro più grande desiderio era di essere scelti per la corrida a Madrid. Ma Ferdinando no. A lui piaceva sempre solo stare seduto sotto la quercia da sughero ad annusare i fiori. Un giorno arrivarono 5 uomini con dei cappelli molto buffi. Dovevano scegliere il toro più grosso, più veloce e più cattivo per portarlo a combattere nella corrida a Madrid. Tutti gli altri tori si misero a correre, a sbuffare, a dare cornate, a balzare, a saltare per dimostrare agli uomini che erano molto, molto forti e feroci perché volevano essere i prescelti. Ferdinando sapeva che lui non l'avrebbero scelto e non gli importava. Così si avviò verso la sua quercia da sughero preferita, deciso a sedersi là sotto. Non guardò dove si sedeva e invece di sistemarsi sull'erbetta fresca all'ombra, si sedette su un bombo. Beh, che cosa fareste voi se foste un bombo e vi si sedesse addosso un toro? Lo pungereste, giusto? E fu proprio così che fece quel bombo a Ferdinando. Accidenti, che male! Ferdinando balzò sulle zampe sbuffando, corse avanti e indietro, soffiando e sbuffando, agitando la testa e grattando il terreno. Sembrava che fosse impazzito. I 5 uomini lo videro e strillarono tutti di gioia. Era il toro più grosso e più cattivo di tutti. Era il toro giusto per la corrida a Madrid. Così lo caricarono su un carro e lo portarono via verso il giorno della corrida. Che gran giorno fu quello! Bandierine dappertutto, musica per le strade e tutte le belle signore avevano i fiori nei capelli. Ci fu una sfilata per entrare nell'arena. Davanti a tutti ecco i banderilleros con i loro lunghi punteruoli aguzzi da piantare nella carne del toro per farlo arrabbiare. Poi i picadores, in sella cavalli magri, reggevano lunghe lance da conficcare nel toro per farlo arrabbiare ancora di più. Infine il matador, il più tronfio di tutti, era convinto di essere bellissimo e faceva inchini alle signore. Aveva una cappa rossa e la spada che serviva per infilzare il toro dopo tutti gli altri. Poi
venne il toro. E lo sapete chi era, vero? Ferdinando. Lo chiamavano il feroce Ferdinando. Tutti i banderilleros avevano paura di lui e anche i picadores avevano paura di lui. Il matador poi era terrorizzato. Ferdinando corse fino al centro dell'arena e tutti urlarono e batterono le mani convinti che avrebbe lottato ferocemente e avrebbe scalciato e sbuffato e piantato le corna dappertutto. Ma Ferdinando no. Quando arrivò al centro dell'arena, vide i fiori nei cappelli delle belle signore e si sedette tranquillo ad annusare il profumo. Non voleva proprio combattere ed essere feroce, non voleva e basta. Rimase lì, seduto ad annusare il profumo. E i banderilleros erano arrabbiati e i picadores erano ancora più arrabbiati. E il matador era così arrabbiato che pianse perché non poteva fare il suo spettacolo con la cappa e la spada. Così furono costretti a riportare Ferdinando a casa. E per quello che ne so, è ancora là, seduto sotto la sua quercia da sughero preferita, che annusa tranquillo il profumo dei fiori. È molto felice. La storia del toro Ferdinando ci insegna due cose importantissime. Non dobbiamo fare una cosa che non ci sembra giusta solo perché la fanno tutti gli altri. E poi dobbiamo imparare a rispettare le scelte degli altri, anche se sono diverse dalle nostre. Ricordiamocelo sempre. Ciao bambini!